stata una sconfitta secondo me positiva perché non meritavamo di perdere. Il Foggia non ha mai tirato in porta, visto da fuori si è visto bene. Avevano forse un po' più di palleggio, però ai punti sicuramente meritavamo qualcosa in più noi. Sul piano del gioco, vi rendete conto che state crescendo a livello di compattezza di squadra, di equilibrio tra i reparti? Sì, sicuramente partita dopo partita stiamo crescendo e dobbiamo lavorare ancora perché secondo me possiamo fare ancora di più. Il fatto che create occasioni non proprio tante, ecco, magari col contagocce, quindi ne fate due, un gol lo dovete fare, è qualcosa su cui ancora dovete lavorare molto? No, su questo aspetto noi stiamo lavorando. Tanto, mi sembra che domenica due o tre occasioni davanti alla porta le abbiamo avute, perciò la partita a Melfi pure, secondo me è il campionato che dice questo, perché neanche le altre squadre che ho visto io creano così tanto, perciò sicuramente c'è equilibrio e bisogna sfruttare tutte le palle che ci capitano. Poi su questo centrocampo, insomma, che adesso è un po' diverso rispetto all'inizio campionato, state trovando i giusti ritmi, tu non c'eri domenica, però insomma è un centrocampo che sta cambiando pelle. No, no, sì, è da un paio di partite che stiamo facendo bene, anche lì in mezzo abbiamo trovato quello spirito giusto, quella compattezza giusta e secondo me dobbiamo battere adesso che il ferro è caldo perché possiamo fare di più. Pronto a riprenderti la tua maglia, considerato che la squalifica è scontata e stare fuori, penso che non ti piaccia. Sei pronto anche in futuro a rubare una fascia di capitano a qualcuno che ci sta passando le spalle? No, a nessuno piace stare fuori sicuramente, però io penso solo a lavorare, a migliorare e a seguire quello che mi dice il mister. Poi ci pensa lui. Questo campionato è stato spesso ribattezzato come una P2. Ti posso chiedere qual è la cosa che ti ha colpito di più degli avversari che hanno affrontato il Messina rispetto ad esempio alla passata stagione? Sicuramente ci sono giocatori che sono scesi di categoria, questo qua, che molti più giocatori che non di categoria ma di categoria superiore. Questo qua mi ha colpito che sono scesi di categoria per affrontare questo campionato che, come avete visto tutti, è molto duro. Abbiamo la sensazione che tu sia cresciuto tantissimo in questi mesi, paradossalmente più di quanto ti avevamo già visto crescere in passato. Sei più maturo, sei più grande, sei semplicemente più, come dire, ti sei calato meglio in questo ruolo? È successo qualcosa? No, io ti ripeto, penso a lavorare, il mister mi ha messo questa cultura addosso del lavoro che è una cosa fondamentale che io non avevo tanto. Però da un po' di tempo penso a migliorarmi e a seguire i movimenti della squadra che è molto importante. Negli ultimi anni è stata una partita ad alta classifica, ora è una partita forse in tono minore. No, il Cosenza è sempre una squadra che va presa perché in passato c'è stato qualche cosa, però quest'anno è diverso, dobbiamo lottare tutte e due per la salvezza, perciò è molto più duro di quando vinci. E domenica ci aspetta una partita molto difficile e dobbiamo affrontarla con l'atteggiamento giusto. Pensate di andare a prendervi i punti che avete lasciato l'anno scorso, perché se ripensate alla partita dell'anno scorso, una partita da vincere, che meritavate chiaramente di L'anno vincere. scorso avevamo fatto una grande partita, dovevamo vincere sicuramente noi, perciò speriamo di riprenderci, come hai detto tu, i 3 punti che servono molto a questo Messina. Interditore sei passato di fatto a essere regista, ti aspettavi questa evoluzione così in poco tempo? No, guarda, io a me piaceva già prima giocare la palla, però mi piace anche combattere, rubare palloni. Io cerco di, ripeto, veramente sempre di migliorare, di apprendere il più possibile perché mi piace questo ruolo e mi piace come lo sto facendo. Sarò non... Vai, vai. No, volevo solo capire, a proposito di studiare, ma da Corona stai studiando qualcosa? No, Giorgio, io tutti i giorni cerco di imparare da Giorgio perché, non lo dico, è una frase, non è una frase fatta perché c'è solo da imparare. E giustamente è difficile, giusto, però fare come lui è molto difficile, arrivare a quest'età con questa mentalità, però ci stiamo provando, un po' tutti.
Non pensi, Saro, che sia un centrocampo un po' troppo statico, nel senso che dovresti accompagnare più l'azione, provare più la porta? Sono situazioni che non ho visto quest'anno, ecco. No. Perché se non segna un attaccante è chiaro che serve anche il vostro contributo. Giusto. No, sicuramente, perché quando siamo partiti un po' con l'atteggiamento un po' rinunciatario, adesso abbiamo trovato, secondo me, la giusta quadratura. Perciò adesso dobbiamo come spingerci un po' di più per cercare anche noi di dare qualcosa in più lì davanti. Però è solo questione di tempo, perché stiamo facendo bene e siamo in una posizione di classifica non troppo allarmante, però potevamo avere qualcosina in più. Diciamo che stiamo lavorando bene, dai. Secondo me tantissimo, perché è una squadra fatta di giovani e giustamente si basano sul risultato, sui giovani giustamente è così. Tanta gente non arrivava adesso a Messina, perciò non un po', però adesso abbiamo capito tutti che importanza c'ha questa maglia e si vede già in campo che si lotta di più, si contrasta di più e... Ed è una cosa bella già. Da quando la stagione nel Messina, tu nel centrocampo con i tre centrali hai sempre giocato perno basso. Domenica prova Rizzillo in quel ruolo. Tu saresti pronto, se il mister dovesse continuare in questo esperimento, a giocare anche mezzala, sinistra o destra? Dove dice il mister? Io, se il mister mi dice devi giocare difensore centrale, gioco difensore centrale. Non è un problema per me. Io quando scendo in campo dimentico tutto, dove sono, perciò penso solo a fare quello che mi dice il mister e ad aiutare i miei compagni. Qual è un obiettivo personale per questa stagione, al di là di quello di squadra, che ovviamente è raggiungere la posizione più alta possibile, però a livello personale? Obiettivo personale è sicuramente quello di fare bene con questa maglia, di giocare più partite possibili e farle tutte al 100%, perché quest'anno è un campionato duro e mi confronto anche con giocatori di spessore, perciò ogni partita per me è anche uno stimolo a fare meglio. Però la squalifica contro il Foggia già ti impedisce di ripetere il record di presenza dello scorso anno, magari si può puntare a qualche gol in più. Speriamo che le tue parole vanno in cielo. Sì, speriamo che almeno questo.